La forsizia è una bellissima pianta arbustiva appartenente alla famiglia delle oleacee. Al genere appartengono una decina di specie originarie dei boschi dell'Asia orientale e una sola specie originaria dell'Europa. Quella che vediamo oggi qui è la forsizia intermedia, un ibrido ottenuto tra forsizia suspensa e forsizia viridissima, che col tempo potrebbe raggiungere anche i 3 metri d'altezza. Ma vediamo come metterla a dimora e tanti consigli sulla pianta e la sua coltivazione. L'apparato radicale della pianta si trova all'interno di un sacchetto di plastica, pieno di segatura. Si tratta di una pianta a radice nuda. Ma come si può osservare, è già in attività e piena di gemme a fiore, che a breve sbocceranno. Quindi si procede togliendo elastici e sacchetto di plastica. Dopodiché bisogna togliere tutta la segatura, che viene via molto facilmente. In questo modo si libera completamente l'apparato radicale della pianta, che si era compattato prendendo la forma della posizione in cui si trovava. Le radici sono ben sviluppate. Ho atteso qualche giorno prima di procedere alla messa a dimora, mantenendo la pianta comunque in luogo fresco. E nel frattempo i boccioli si sono anche allungati. La forsizia è una pianta che non ha esigenze particolari di terreno. Per la messa a dimora utilizzo del buon terriccio per fiori, del terriccio universale e terra da giardino, in questo caso già mescolata con inerti, in modo da creare un mix soffice, ben drenato, ma che al tempo stesso trattenga leggermente l'umidità. Scelto il vaso, si copre il fondo con uno strato di inerti. Ho utilizzato la ghiaia. E si può riempire di terreno fino a metà o comunque tenendo conto del punto in cui andrà a trovarsi il colletto della pianta. Si posiziona la pianta aprendo bene le radici, che come si era visto prima si erano compattate nella busta. E una volta posizionate per bene si può cominciare a riempire con il terreno mantenendo la pianta. La forsizia si adatta a diversi tipi di terreno, anche calcarei o molto inquinati, ad esempio in città. Al momento della messa a dimora, meglio evitare un terreno troppo ricco di sostanza organica. Quando sarà stabile, si può continuare a riempire, ma mi raccomando, non troppo oltre il livello del colletto, solo quel po' in più, dato che con il prossimo passaggio e con le annaffiature successive il terreno calerà. Dopo aver riempito col terriccio, consiglio di battere leggermente il vaso al suolo, in modo da sistemare ulteriormente terreno e radici nel vaso. Come esposizione ama i luoghi soleggiati, ma si può coltivare anche in zona a mezz'ombra, molto luminosa però. Inoltre si tratta di una pianta molto rustica, dato che resiste al freddo intenso, anche fino a meno 15 gradi. Una volta sistemata, si può procedere con l'annaffiatura, ripetendola ogni volta che la superficie del terreno asciuga. E questo varia anche in base al tipo di terreno. Quando d'estate fa caldo, si può appacciamare il terreno o annaffiare più frequentemente, sempre osservando prima il terreno. Dopo pochissimi giorni dalla messa a dimora ha incominciato a fiorire. La forsizia annuncia la fine dell'inverno e quindi l'arrivo della primavera. È una delle prime piante a fiorire. La particolarità è che prima di produrre le foglie si riempie di grandi fiori giallo intenso, composti da 4 petali. I fiori sono ermafroditi, ma spesso non si autofecondano. L'impollinazione, infatti, è ad opera degli insetti. Si tratta di una pianta con specie amiche delle api, quindi ottima per nutrire e attirare questi insetti. Le gemme a fiori, tra l'altro, hanno la particolarità di attirare gli uccelli che se ne cibano. Fiorisce sui rami di un anno, per questo è bene, se si decide di potarla, di non esagerare e soprattutto di procedere solo dopo la fioritura, ovvero verso fine primavera. Dopo la fioritura, comincerà a produrre le foglie lanceolate. Inoltre, se fecondati, dopo la fioritura si potranno ottenere le capsule contenenti i semi. Si tratta di una pianta molto facile da coltivare proprio per la sua adattabilità, coltivata a gruppetti formando delle siepi oppure come pianta singola.
Tra l'altro è molto comune da osservare nei giardini. Si può accostare ad altre piante arbustive come Chaenomeles e loro petalum con le tonalità del rosa, o con Spirea, Lillace e Anotus, o con alberi come le magnolie rosa e bianche che fioriscono anch'esse a inizio primavera. Ma un'ottima idea è anche quella di utilizzare piccole piantine ai suoi piedi, come ad esempio bulbose tipo narcisi, tulipani, giacinti o crochi. Oppure piante erbacee come Alisso, Myosotis e altre ancora. Ci si può sbizzarrire creando davvero svariati accostamenti cromatici. Quando più grande si può anche far arrampicare una clematide a fiori bianchi sul suo fusto. Spero che con questo video hai potuto scoprire qualcosa in più su questa pianta e come al solito ti ricordo di lasciare un bel like se il video ti è piaciuto, di iscriverti al canale se ancora non lo sei, di attivare la campanella e cliccare su tutte per ricevere la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e di disseminare i video sui tuoi social anche per aiutare il canale a crescere.